quando nel 1769, nei giorni di Natale, il tredicenne Wolfgang Amadeus Mozart, in compagnia del padre Leopold, raggiunge Rovereto sulla via dell'Italia, Corso Nuovo non ha ancora l'aspetto attuale. Mancano del tutto i palazzi che oggi conosciamo. La via non è ancora rettificata. In fondo, al corso, però, l'albergo Zurrose alla Rosa lo ospita, è gestito da una famiglia di madrelingua tedesca. Alcuni anni dopo, nel 1886, in settembre, Johann Wolfgang Goethe si ferma a Rovereto nello stesso albergo, Zurrose. In quei 17 anni è successo tutto. Sono nati i palazzi ed è stato edificato il teatro. Il Corso Nuovo è diventato l'emblema della città arricchita grazie alla produzione della seta. I suoi filatoi lungo le roge stanno producendo denaro. Le famiglie che edificano i palazzi sono una nobiltà di censo, di origine mercantile. Il teatro è davvero la rappresentazione della città nuova. Corso Nuovo è una piazza lunga, come è stata detta allora, il luogo di ritrovo di una comunità davvero rinnovata attraverso la cultura e l'economia, che vanno di pari passo. Due grandi visitatori nel giro di pochi anni e la città è cambiata. La città che è tappa per l'uno e per l'altro e non merita che pochi commenti, vanta per i Mozart una schiera di amici, i roveretani che a Salisburgo hanno studiato. Per Goethe è semplicemente un luogo di passaggio. Poi il Garda e la Italia della classicità, la grande maestra del rinnovamento intellettuale per il poeta e il pensatore tedesco. Rovereto è lì, città di confine, città italiana di tradizione veneta, eppure città ancora legata al mondo dell'impero.